insomma, quelle nuove io le racconto a teatro. Tu mi racconto quelle. Se, tutte le volte che mi venite raccontaci la barzelletta, ragazzi. Sai che racconto più barzellette in galleria che a teatro? Senta, questo se le piace, signora. Ci sono due amiche che si incontrano, uno dice all'altro, fa, cara, ieri ho incontrato tuo marito ma lui non mi ha visto. E l'amica rispose, fa, ah sì, me l'ha detto. È buona. Sai quell'altra, quella di quel bambino che vede la mamma con una magnifica pelliccia di visone, dice, mamma che bella pelliccia, ma, te l'ha fatta papà? E la mamma risponde, fa sì, si aspettava tuo padre, non saresti ancora nato. Ciao Cristina. Oh, si sono ripulite ste sgallettate, Dea. Si saranno fidanzate. E guarda chi c'è da porto. Il cagnolino nel deserto correva e pensava, se non trovo un albero me la faccio addosso. No. Mi è piaciuto? Adesso c'è un'altra che mi voglio raccontare. Dunque ci sono due amici che si incontrano. Buongiorno, buongiorno caro. Che si può sentire? Chi è questo? Mimmo Adami. Attore di fama. Ah, attore di fama. Fama. Tanto le farine da porto. È un comico moderno, stile, ma me fa schiattare lì da me. A te non te farine. No, a me mi veda piani. Io mi vergogno. Ma perché te vergogni, Dea? Ma di tutto, devi venire qui a fare sta storia tutti i giorni. Ma Dea mia, questa è una tappa d'obbligo. Ogni artista che si considera viene qui in galleria, dai, guarda. Qui non ci considera nessuno a noi. Perciò è inutile che ci venimo. Ma perché dici così, Dea? Mimmo Adami non sarà un d'apporto, ma è sempre un comico che si rispetta. A te te rispetto solo io, me. E perché me rispetti? Perché te voglio bene. Eppure io te voglio bene e te rispetto. E davanti alla soubrette di Adani, giù il cappello! Sei l'unico. Dea, stima e amore. È l'unica ricchezza che te posso dare. Però se c'è pure uno e mi presta 5 lire. No, e non fa così quando stai con me. Se no è inutile che mi fai mettere il vestito buono e il cappello con l'uva, se poi dobbiamo andare a chiedere soldi da tutte le parti. Ma Dea mia, non ti preoccupare, oggi a me, domani a te. Eh sì, ma qui tocca sempre a noi. Ma noi siamo una grande famiglia, Dea. Gli artisti sono tutti fratelli. Mimmo ha bisogno e il fratello lo aiuta. Mimmo e te attaccano a lavorare e aiutano il fratello che ha bisogno. Sì, bravo. Allora mi guarda, vacci te dal fratello a chiedere soldi, perché io me ne vado. Ho capito, Dea, ti metto a disagio quest'tua che c'ha in testa. Vabbè, Dea, vamo a aspettare il ristorante. Ma quale ristorante? Arosticceria e Scarpone. Ma guarda che Scarpone mi caccia. Perché te caccia? È perché mi ha già cacciato un'altra volta, lo sai. Ma che è matto, perché? Ah, perché? Perché mi conosce, sa che io entro, sto sempre a guardare e non ordino mai. Ma lo sa che sei subretto? Sì, lo sa. A me, ma non è meglio che se ritorniamo a dormire. Per carità, Dea, sono due giorni invece di mangiare dormimo. Se andiamo a dormire se svegliamo più. Vabbè. Che, Dea, queste sono due lire. E che c'è? Tu traccheggia, Dea. Vacci piano piano. Se proprio te cacciano, ordina tu supplì e magnateli. Io e tu? Ma non ti preoccupate di me. Buon appetito, signora Dea. Oh, via Maripia, Come? Prenda la macchina in garage e ritorno. Beato te. Buongiorno, eccoci. Eh? Che? Non mi hai detto buongiorno? Io no. No. Quanta bella roba, oh. Mamma mia. Mi vengono i brividi a me. Cucuzzette con la ciccia, erpolletto tutto arrosto, melanzane, parmigiana, gamberetto sotto al letto e il suppliglio lo conosco e il filetto sembra finto, eh? Ha visto come cercavi? E te cercavo sì, tu bisogna che la pianti di raccontare barzellette mie. Che barzellette? Ma come che barzellette? Quella del caffè fatto coi cicci. Buona questa. Buona. E il cameriere dice al cliente, che ci vuole tra il caffè, il zucchero o due cannolicchi? Ah, oh, dici che tu, io ho letto sul Marco Aurelio. E se vede che ho letto pure io prima di te. Tu lo sapevi che stava nel repertorio mio.
Ma che fate, la segni? Già siamo in due che la raccontiamo. In due, tre. Ormai è diventata una cosa di dominio pubblico. È di dominio pubblico. Permettete, accenno io. Non è questione di dominio pubblico, vedi? Perché se la racconto io una cosa, se la racconti tu. Sì, ti stai tanto a preoccupare, ormai la santa. Fammi da qualche cannonata, no, cavaliere. Mi dispiace, sarà per un'altra volta. Il comico bisteccone questi affari non li fa. Cavaliere, lei è nato con la camicia. Ah. Mi trovavo per casa a passare da queste parti e mi sono detto, puoi vedere che il cavaliere mi cerca. No, io no. Non c'è niente per me, cavaliere. Qualche cosa ci sarebbe, ma se poi ti protestano come l'altra volta. Ma che scherza, cavaliere, come protesta? L'altra volta Cicchignolo è stata una disgrazia. Adesso ho rinnovato tutto il repertorio io. Ah, c'ho delle barzellette inedite che c'ho chiuse in cassaforte in banca. No, e quello è oro, cavaliere. Poi c'ho un finale che è una bomba, tutta in pagliette. Non devi dire pagliette, pagliette. No. No, è una parola straniera. A straniera, Gianni. Lustrini, si dice. Lustrini. C'ho un finale in lustrini, cavaliere, una cosa chic. Anzi, elegante, si dice elegante, io. Scusi, cavaliere, anzi, scusate. Ci sarebbe... Per te un bel giretto in Abruzzo. In Abruzzo? Vado fortissimo, so piazze mie l'Abruzzo. 200 lire al giorno. No, cavaliere, l'ultima volta me ne ha dato 220. No, 200 lire tutta la compagnia, o prendere o lasciare. Io prendo, cavaliere, è contento, non si è mai detto che lascio. Beh, senz'altro allora ti aspetto oggi, dopo le 4 nel mio ufficio. Nel suo ufficio. Firmeremo un contratto e ti do pure l'anticipo. Benissimo, io vengo prima, cavaliere. Non venire perché io prima non ci sarò. Senta, cavaliere, scusi tanto, siccome ho lasciato la mia signora in rosticceria e io sono uscito senza portafoglio, cavaliere bellissimo! Queste sono 10 lire. 10 lire, cavaliere, ma non delle mangiare. No, e chi se mangia? Non delle mangiare perché i 200 sono per tutta la compagnia. Tutta la compagnia, noi siamo una grande famiglia, cavaliere. Grazie infinite, cavaliere. Ragazzi, una scrittura in Abruzzo, c'è state? Certo che domani c'è partiamo, partiamo in Abruzzo domani, c'è state, partiamo in Abruzzo domani. Quanto partiamo attesta? Con l'Abruzzo. E beh, dividiamo, siamo in caratura. Partiamo con l'Abruzzo, c'è state? E voi ci state? Partiamo domani. Mi ci porti pure a me, c'ho un numero di clacchetto. Mi dispiace, c'ho già il ballerino io. Amico, portamici pure a me, fai un affare. Sta zitto. La scorsa notte, formazioni di aerei nemici hanno spezzonato e bombardato l'Abruzzo. Che ha detto Abruzzo? Sì. In quattro ondate. E ve la piate tutti in del culo. Si sono accaniti.